Raccomandiamo vivamente di rispettare le indicazioni di sicurezza fornite. Grazie della collaborazione. Ladies and gentlemen, good evening and welcome. We kindly ask you to remain seated during the show. Please remember that it is mandatory to keep your mask on while inside the halls or while moving. At the end of the show, please stay in your seat and wait for our staff to lead the way out. We warmly recommend to respect the security information provided at all times. Thank you for your cooperation. Buongiorno a tutti, e devo dirlo che è un'emozione fortissima. Grazie a tutti voi che siete qui, grazie a chi ci segue da casa, perché sappiamo che ci sono stati un po' di difficoltà nella prenotazione dei posti e quindi grazie a tutti per la tenacia che avete avuto nel prenotare. Ci presentiamo, siamo tre psichiatre e psicoterapeute. E alla mia destra Cecilia Di Agostino. Io sono Francesca Padrevecchi e noi. Avremo modo di dire qualcosa di più di noi nel corso del nostro intervento. Alla mia sinistra, Nelore Homberg. Un'importante carriera come psichiatra, ha insegnato in due università, chiedi Pescara e Foggia, ed è presidente della NETFORP, che è un'associazione culturale che promuove progetti di ricerca e formazione in Europa, di psichiatria psicodinamica, nonché è autrice della bellissima prefazione che apre il libro che vi presentiamo oggi. Questo nuovo libro di Massimo Fagioli è il 28° e si compone di tre scritti. Al centro c'è un caso clinico che noi dell'analisi collettiva abbiamo sempre chiamato le 40 pagine, anche se, come dicevamo con le colleghe, io confesso di non aver mai saputo il perché lo chiamassimo così. Racconta la storia di un rapporto terapeutico intensissimo fra una donna affetta da una grave depressione e lo psichiatra dell'analisi collettiva. Non so se è proprio corretto definirlo un caso clinico, perché è scritto in modo particolarissimo, inusuale, con un linguaggio che è poetico. Per tutti noi è sempre stato di fondamentale importanza. E penso di poter dire perché è stato fondamentale per la cura personale di ognuno di noi. E sono sicura che non accadeva solo a me, ma quando Massimo, lo psichiatra, ne parlava ai seminari, scuoteva dentro qualcosa di fortissimo, fino a fare tremare la pelle. Alla fine del libro, il libro si chiude con un'intervista di Carlo Patrignani al nostro psichiatra,
intervista che fece nel 1998 e che comparve per la prima volta su Telesimpati, che era un'emittente televisiva regionale, dove in quel periodo furono fatte diverse interviste, collaborarono vari compagni dell'analisi collettiva, e interviste anche ad altri psichiatri, tutte interessantissime e importanti. E volevamo cogliere l'occasione per salutare Carlo, che non è potuto essere qui, però gli mandiamo un grossissimo abbraccio. Un carissimo saluto all'amico Carlo, veramente, grazie. E poi in apertura del libro c'è questa nuova prefazione di una donna psichiatra che è preziosissima non solo per gli approfondimenti sul tema della depressione, ma perché ci regala la voce della protagonista delle 40 pagine, che ci racconta un po' di sé, della sua guarigione e anche di molto altro, però non vi voglio anticipare troppo. Questo libro è uscito nelle librerie il 24 di settembre, però la bellissima copertina che ne annunciava la prossima uscita è apparsa sui social. La Sinodoro l'ha messa sui social il 15 di agosto. Mi veniva di raccontarvi questo perché sicuramente molti di voi qui o chi ci segue da casa se lo ricorderà, però per chi non lo sapesse, il 15 di agosto è sempre stato un po' per noi uno spartiacque, quando a settembre, dopo la separazione estiva, riprendevano i seminari. E il gruppo si divideva un po' in due fazioni. C'era chi diceva di essere stato bene prima del 15 e chi invece era stato bene dopo. Insomma, questo 15 è sempre stato un momento particolare, però noi non capivamo bene che cosa succedeva finché appunto tornavamo ai seminari, riprendeva la ricerca con lo psichiatra e tutto diventava più chiaro. E anche le nostre reazioni estive cominciavano ad essere più comprensibili. Questa estate in particolare è stata, penso di poter dire, difficile un po' per tutti, perché questo coronavirus ci ha messo per dei mesi a dura prova, continua anche un pochino adesso, e è andato a colpire la cosa che forse ci sta più a cuore, che è quella di stare in gruppo, stare insieme agli altri, e magari stare con gli altri per fare una ricerca. Poi in questa estate così tosta, così difficile, il 15 agosto la Sinodoro ci fa questo bellissimo regalo, questa bellissima sorpresa. E in quel momento mi sono riecheggiate un po' le parole, le cose che dicevamo a settembre, al rientro al seminario. C'è stata una svolta, si è sciolto qualcosa. Penso di poter dire che anche questa volta ci sia stata una svolta e sicuramente è stata collettiva di tutti, anche se non ce lo siamo detto a settembre. Però una piccola cosa sui social, sotto la bellissima copertina, c'è stata una valanga di commenti bellissimi che avete messo e che vi ho rubato e vi vorrei leggere alcuni. Che fantastica sorpresa, ci voleva, un bellissimo regalo, le sue pagine più belle, che meraviglia, quante cose ci ha lasciato, e poi un mare di cuori e di rose rosse. Non è facile iniziare, però ora tocca a me presentarvi questo libro. E ringrazio la casa editrice, la Sinodoro, per questa importante pubblicazione in cui ci sono contenuti unici, originali, direi assolutamente rivoluzionari, che hanno permesso alla depressione di essere immune dall'idea di incurabilità. Questo libro senz'altro contribuisce alla curabilità in questa cultura psichiatrica direi molto confusa,
che anche rispetto a certi fatti di cronaca, come ad esempio questo di Lecce, cultura psichiatrica che sembra aver abbandonato la ricerca sulle dinamiche interumane che stanno poi alla base della malattia mentale. Ora, presentare un libro dello psichiatra Massimo Fagioli significa entrare in una storia enorme che riguarda la vita dell'autore, la storia dell'analisi collettiva e la storia personale di molti di noi, per cui oggi speriamo di restituire almeno una briciola di questo grande oceano, sia a chi gli scritti magari già li conosce, ma anche a chi il libro non l'ha ancora letto. E ringrazio Francesca per avermi presentata. Direi solamente altre due cose: che ho lavorato per tanti anni in un reparto psichiatrico dedicato agli esordi psicotici giovanili e nelle scuole. Questo per dirvi che ho toccato con mano quanto la depressione possa riguardare anche i giovani, ed è per questo che con le colleghe Fabi e Schneider abbiamo scritto un libretto sulla depressione della collana Biopsiche, sempre della casa editrice L'Asino d'Oro, che comprende tanti libretti che sono dedicati all'adolescenza. E ci tenevo a dire che questo libretto sulla depressione non sarebbe mai nato senza questi scritti di Fagioli. Ora parlerei del libro e inizierei dalla splendida copertina. Copertina che contiene un disegno di Massimo Fagioli dal titolo Le lacrime della luna. E proprio su questo mi piacerebbe condividere con voi un regalo generoso che ci ha fatto un'amica, Raffaella Marchetti, l'autrice del progetto grafico del libro. L'ho chiamata e le ho chiesto come era nato questo libro e lei mi ha detto che era il periodo delle aule magne del 1997 e che, in occasione di una cena, lei presentò a Massimo Fagioli un'ipotesi di invito all'aula magna. Ed era una sorta di dépliant con una scritta verticale, incontri di ricerca psichiatrica. Massimo aveva davanti a sé un piatto di calamari ripieni e appena vide il dépliant, col suo vocione disse: «Ma che cavolo hai fatto?» Prese la penna, cominciò a cancellare la scritta e venne fuori questo rettangolone verticale nero. Solo che poi la mano non si fermò e continuò a disegnare fino alla realizzazione di questa splendida immagine. Quindi abbiamo la copertina col disegno e poi il risvolto di copertina. Ecco, qui direi che c'è un'altra scelta editoriale geniale, ossia quella di aver riportato le parole dell'autore ad una intervista Rai in cui diceva: «Non ho mai accettato che non ci fosse una cura per la malattia mentale. Quindi per Fagioli parlare di depressione significava parlare di cura per la guarigione, e noi sappiamo non solo a livello teorico, ma anche nella prassi, ossia nel rapporto concreto con il malato di mente». Andando avanti nel libro, troviamo la novità, la prefazione di Anne-Laure Homberg. E sinceramente era tempo che io non leggevo pagine così belle. Pagine che ci accompagnano con umanità e sapienza agli scritti di Fagioli. Il primo, un saggio psichiatrico e poetico insieme, un testo non di facile comprensione, o meglio un testo impegnativo, per cui l'invito è quello di lasciare un po' da parte la coscienza, perché comunque è uno scritto che ti rimane sulla pelle. E poi, come abbiamo sentito, c'è l'intervista di Carlo Pratignani a Fagioli. Il linguaggio qui è parlato e quindi è un po' più semplice. Ed ora, visto che abbiamo con noi l'autrice della prefazione,
Anna, noi ti vorremmo un po' sfruttare facendoti delle domande. Ci puoi raccontare il contesto storico in cui sono nate le 40 pagine? Abbiamo provato un po' prima, la mia risposta non è del tutto spontanea, insomma, così, però cerco di... Abbiamo tutte qui le nostre coperte di Linus, delle nostre scalette, insomma, però ovviamente cercheremo di... comunque di rendere che sono cose che diciamo a cui teniamo. Il contesto storico generale è quello del 1990 fino al 92 e a livello globale sono ovviamente gli anni del crollo dell'Unione Sovietica, della utopia comunista se vogliamo in Italia e la fine del Partito Comunista che poi appunto va verso altri lidi. Anche questo è un contesto abbastanza depressogeno. Nel contesto specifico che forse qui ci interessa primariamente, cioè la storia dell'analisi collettiva, devo prima di tutto scusarmi con chi questa storia non la conosce benissimo, insomma come l'altro la pupa o il pupo che si fa vivo in questo momento. Te lo racconteranno, le racconteranno. Insomma. Ci sono ovviamente fonti molto attendibili della stessa casa editrice L'Asino d'Oro e quindi c'è possibilità di documentarsi. Io per l'occasione ho ritrovato, forse per la prima volta, letto con disponibilità un testo che Fagioli aveva pubblicato poco prima che iniziasse la scrittura di questo saggio una depressione ed è una premessa a una enesima edizione di uno dei suoi grandi libri teorici che si intitola Teoria della nascita e castrazione umana. Vi invito a rileggere questa premessa che è veramente un portento. Riassumendo molto, a un certo punto Fagioli racconta come dal 75 del secolo scorso fino all'89 le cose andarono in questi grandi gruppi di terapeutici che hanno seminari e dice che dopo un primo periodo in cui c'era per così dire la negazione, l'annullamento totale della realtà inconscia, cui forse corrispondeva a livello psicopatologico un grosso problema di anaffettività nascosta, si fosse poi pian piano entrato in quello che potremmo chiamare l'era dell'angoscia, nel senso che qualcosa si era mosso in maniera diciamo piuttosto come dire anche problematica per chi per il terapeuta e per chi c'era, ma comunque era un progresso oggettivamente, c'erano degli elementi di dissociazione e poi appunto a cui corrispondeva di vissuti di angoscia di tutto un gruppo. Poi scrive, comincia qualche cosa in cui l'angoscia fa spazio a un vissuto di vergogna, sempre con forti elementi ancora di dissociazione, quindi forse comincia un viraggio verso una depressione che è comunque una realtà più compatta del gruppo. E in questo scenario si inserisce Diavolo in corpo, il film di Bellocchio con forte diciamo, contribuzione e collaborazione di Fagioli e si inseriscono anche queste 40 pagine che immagino si chiamano così perché il manoscritto era di 40 pagine, ma però francamente non me lo ricordo, forse qualcuno lo saprà insomma, e ce lo dirò insomma così. Formalmente Massimo iniziò a scrivere questo perché ai seminari si stava formando un gruppo di psichiatri facendo capo ovviamente a questa esperienza che cominciavano ad andare a dei convegni rompendo il cordone ombelicale, buonanotte, un cordone sanitario che appunto legava che la cultura dominante aveva messo intorno ai seminari. E si doveva andare, credo, a Padova e l'idea era di scrivere del rapporto tra quello che Fagioli chiama lo schizoide e la persona depressa. E ricordo vagamente che disse, ma qui un sogno ci sarebbe bene. Allora gli fu offerto questo primo sogno dell'altipiano messicano con cui si apre questo suo testo, un sogno che peraltro era già stato raccontato ai seminari. Perché poi Fagioli scelse la forma di una fittizia terapia individuale
Questo davvero io non so dare la risposta precisa in proposito. Certamente erano i mesi in cui la figlia primigenita di Fagioli, Francesca, stava completando la sua tesi di laurea in medicina su un caso famosissimo della psichiatria ottocentesca, che è il caso Anna O. E quindi là c'era questa dialettica tra Breuer e Anna O. Forse questo ha avuto qualche influenza. Forse c'è stata anche qualche influenza che ci fosse anche una dimensione privata tra la Fagioli e la sognatrice. Forse era anche una provocazione. Fatto sì è che poi la stesura si ferma. Si ferma abbastanza dopo nella pubblicazione adesso di questo libro, sono 10 pagine all'incirca. Clinicamente si ferma perché c'è un momento di momentaneo fallimento della cura della depressione. È riportato nel saggio molto più in là, a pagina 71. Per qualcuno che ha frequentato i seminari, 71 è un numero facile da ricordare, insomma, ecco perché me lo ricordo. Però là c'è un passo veramente tremendo che finisce con questa affermazione, direi un po' drammatica: sapevo che sarebbero venuti i giorni della depressione. Per la sognatrice sono venuti i giorni, i mesi di grande depressione, ma era l'ultima della sua vita, mi ha detto. Per i seminari analisi cognitiva invece avvenne un periodo di esplosioni di attività in tutti i campi, non so se vi ricordate, continuò la dialettica filmica con la condanna, dove una partecipante ai seminari, Maria Schneider, che tu hai appena citato perché poi adesso è una collega, fu coprotagonista. Cominciarono i progetti di architettura, che poi avrebbero portato qualche anno più in là al catalogo e alla mostra Il coraggio dell'immagine, e continuava, oltre ovviamente l'ordinaria amministrazione clinica dei seminari, il consolidamento della ricerca psichiatrica specificamente intesa come questa, con i contributi di colleghi. Nacque quindi la rivista Il sogno della farfalla, furono scritte altre tesi laurea in medicina molto interessanti, e si pose inizio in forma embrionale quello che sarebbe poi diventato le Aule Magne, di cui poi il disegno fu insomma un logo, per così dire. Quindi poi si arriva al 92 e Massimo riprende la stesura e la completa. Perché l'abbia ripresa, anche lì è un po' un mistero, almeno per me. Immagino perché c'era stato un sogno che parlava di un certo livello di guarigione raggiunta, forse c'erano altri temi che nel frattempo lo interessavano, tipo la visione allo specchio. In ogni caso penso che lui ha pensato che fosse una proposizione di curabilità della depressione che i seminari potevano reggere. Forse era una mossa provocatoria, però insomma evidentemente, e di questo sono certa, se non avesse pensato che l'analisi cognitiva in quel momento lo potesse reggere, mai poi l'avrebbe pubblicato nel 93. Ritorno adesso sulla lettura delle 40 pagine e faccio un'altra confessione, che non l'ho mai letto tutto di seguito, se non negli ultimi giorni, perché dovevamo fare questa presentazione. E non l'ho mai letto tutto di seguito, ne abbiamo parlato insieme, perché è un testo molto complesso e difficile in certi momenti, però ha anche il fascino di farsi rileggere più e più volte, perché ogni lettura nuova che si fa si colgono delle cose nuove, delle cose sempre più profonde, che la volta prima uno non era riuscito a cogliere. E sfida però la resistenza del lettore ad andare avanti, perché ha un ritmo particolare questo saggio. E ha dei momenti di svolta ed altri in cui sembra che invece tutto si stia fermando.
Da psichiatra, come, insomma, come Cecilia, ho lavorato anche in vari servizi di salute pubblica e ho avuto modo di confrontarmi con la malattia mentale anche molto grave. E rileggerlo adesso, questo saggio, mi ha fatto proprio ripensare al ritmo che spesso si sente nel rapporto con i pazienti. E sembra certe volte di stare sulle montagne russe, oppure ricorda quella tela di Penelope, quel fare e disfare. Perché un rapporto psicoterapeutico è fatto proprio di continui confronti, scontri, certe volte anche violenti, in cui sembra che tutto si fermi, poi qualcosa ricomincia a muoversi, riaffiora un sentire, la vitalità ricomincia a pulsare e tutto riprende. E poi dopo una nuova crisi sembra che tutto ricominci da capo. È un rapporto, certe volte con alcuni colleghi ce lo siamo detto, anche di scontro sanguinoso, che mette a dura prova la resistenza personale e potrebbe scoraggiare veramente ogni psicoterapeuta se rimanesse legato a quelle idee false ed ingannevoli che hanno sempre detto che l'essere umano è incurabile, l'hanno sempre condannato a un destino ineluttabile di malattia. Noi però abbiamo avuto un po' la fortuna, anche l'intuito, forse il coraggio, di immergerci in questa ricerca dell'analisi collettiva, di farci curare dallo psichiatra che con le sue scoperte sulla nascita umana ha smascherato questa cultura terribile. E a noi psicoterapeuti ci ha permesso di farci un'identità prima di tutto umana. E questo lo ha permesso a tutti, a tantissimi, e la teoria della nascita lo permette ancora. E poi anche di farci un'identità professionale. Ritornando al testo, alle 40 pagine, più volte nel testo ricompaiono i sogni, i primi sogni della paziente, come il sogno che potete leggere nella quarta di copertina, quell'altopiano messicano circondato da montagne brulle. In questo primo sogno tutto è desolazione e morte. La terra è arida, senza vegetazione. Non ci sono più luci né ombre. È un'aridità che propone il nulla e propone l'impossibilità di un rapporto che possa fecondare. Questa immagine torna più volte, ripetuta nel testo, come se l'autore ci volesse ricordare questo scontro continuo con la donna che ripropone il pensiero dell'incurabilità. Pensiero di che quella sua violenza invisibile che le aveva distrutto l'affettività e la fisionomia del volto fosse incurabile. È un confronto in cui però emerge fortissimo anche l'umanità, l'amore, la vitalità dello psichiatra, dell'analisi collettiva. E in alcuni momenti nel testo sembra quasi un po' di riascoltare la sua voce. In alcuni momenti c'è una calma e anche una tenace resistenza. E più volte nel testo si legge una parola, aspettare. Aspettava che il seme dell'interpretazione attecchisca e che il terreno piano piano diventasse più ricettivo. E poi quando la strada della cura era diventata possibile, aspettare che le cose si compongano da sole, che una, due, tre piccole immagini si attraggano ad unirsi in una più grande. La fronte, gli occhi, il naso, le gote, la bocca, il volto. Quest'immagine di questa donna, come ci ricordava Anna e come splendidamente ha scritto nella presentazione, ha rappresentato l'immagine stessa dell'analisi collettiva, oltre a rappresentare l'immagine di tante, tantissime donne che hanno frequentato i seminari e delle tante donne che tuttora si continuano a curare e si stanno curando. E poi, come ci diceva, rappresentava un periodo particolare, un momento storico in cui questo grande gruppo, quello di Villa Massimo, quello iniziale, che stava molto male all'inizio, grazie alla cura, formazione e ricerca, si era completamente trasformato. Stava un po' meglio. C'era però ancora una depressione grave e violenta che doveva essere affrontata. Poi il grande gruppo ha avuto il coraggio di proseguire il rapporto terapeutico con lo psichiatra,
non è stato sempre facile, anzi per niente direi in alcuni momenti. E poi dopo 40 anni, nel 2015, alla ripresa dei seminari, dopo la separazione estiva del 2015 appunto, una dopo l'altra hanno cominciato a levarsi delle voci nel seminario che cominciarono a dire: mi è passata la depressione. E a questo proposito vorrei leggervi quanto scrisse Massimo a settembre del 2015. Come se l'analisi collettiva del 31 agosto 2015 non avesse un passato. Penso ad una separazione radicale che non è trasformazione, ma creazione di una realtà che prima non esisteva. E le parole così scritte parlano di nascita umana. Direi che anche per me è impossibile dimenticare l'anno 2015. In quel posto unico che era l'analisi collettiva, io andavo al seminario di martedì, per cui per me era il primo settembre, e ricordo come fosse ora quelle 4 ore densissime in cui Massimo interpretò senza sosta e con la fermezza nota a tutti che era passata, che era finita la depressione. E non parlava di depressione minore o reattiva, parlava di depressione maggiore o endogena, quella da tutti considerata incurabile. Per me fu uno stimolo potentissimo, tanto che avrei voluto registrare ogni singola parola e da brava ossessiva, tornata a casa, mi appuntai alcune cose. E mi piacerebbe riportarvele così come le avevo appuntate. Fagioli disse che la depressione veniva per l'annullamento della vitalità da parte di coloro che non reggevano l'irrazionale e che dovevano distruggere quello che era vita. Questi, chiamiamoli distruttori di vitalità, potevano essere uomini, donne, la famiglia, ma soprattutto una certa cultura che portava con sé i mostri del peccato originale, dell'animalità nell'uomo, del male radicale di Kant e del bambino che nasce perverso. Disse che bisognava recuperare la nascita e la sicurezza in se stessi e disse anche che era passata la depressione maggiore perché ci eravamo liberati da un'oppressione, quella dell'idea dell'incurabilità. E in effetti, per i partecipanti all'analisi collettiva furono anni e anni di cura tostissimi, in cui ogni settimana entravamo in quello stanzone con un certo stato d'animo, ma non sapevamo mai come ne uscivamo. E questo per la pretesa continua di Fagioli di volerci in un certo modo, e non ci dava tregua, per cui, nonostante le perle con cui ogni settimana noi uscivamo, poi a volte la sensazione proprio all'uscita era quella di aver ricevuto parecchie legnate. Ma la settimana dopo stavamo sempre lì, coraggiosi, davanti a quel portone che devo dire è stato sempre un generatore di tachicardia. E quindi sì, eravamo coraggiosi, un po' come la protagonista delle 40 pagine che aveva accettato quella dialettica terapeutica potentissima. E allora provo a parlarvi del saggio e provo a farlo partendo da un confronto, da una dialettica che ho avuto con una mia amica che ha fatto un percorso di psicoterapia per una patologia diversa da quella della depressione e che non aveva mai letto prima le 40 pagine. Ricordo benissimo, stava sull'amaca, chiuse il libro e mi disse:
Scusate, ma l'intreccio dei fogli, queste sono le parole della mia amica, disse: per me i depressi sono sempre stati i poverini, i buoni, quelli che comunque la società accettava meglio di me, che venivo considerata pazza e soprattutto una grande rompiscatole. Dal libro però mi sembra che i depressi non siano così carini. Ecco, io direi che aveva centrato un punto fondamentale, ossia tutto il discorso della violenza psichica del depresso, che è legata ad un pensiero poi più o meno grave di impossibilità, perché è certo di aver perso la speranza di poter fare un rapporto umano valido ed affettivo. Ed è proprio per questo che poi si rifugia in rapporti deludenti, anzi diciamo che se li ricerca un po' inconsapevolmente per distruggersi la vita, per farsi del male. Ed anche la protagonista delle 40 pagine, sempre per una storia personale e non per una carenza originaria, presentava, come dice Fagioli, una catastrofe affettiva che la portava a ricercare rapporti solo apparentemente soddisfacenti, ma che poi in realtà annullavano la vitalità. E quindi alla base di questa dinamica distruttiva del depresso noi troviamo un difetto di conoscenza. E a un certo punto c'è un sogno, no? Che rivela bene qual è il problema fondamentale del depresso. E ve ne leggo una parte. Vado davanti ad uno specchio e cerco di nascondere la mia faccia orrenda avvolgendomi la testa con pezzi di plastica nera e tappandomi gli occhi con dei cerotti. Occhi quindi che non vedono e non a livello retinico. Viene proposta un'impossibilità, una miopia nei rapporti interumani in cui non è possibile conoscere la realtà interna dell'altro e neanche orientarsi nei rapporti interumani. E in questo senso l'autore scrive: non aveva compreso quanto nell'altro era niente. Allora, rispondendo all'amica, direi sì, è vero, il depresso è violento perché ha una sua distruttività. Però è anche vero, come ci racconta brillantemente l'intervista di Patrignani a Fagioli, che esistono delle situazioni più gravi dove è presente una grandissima anaffettività. E Fagioli descrive queste persone più fredde come coloro che vedono ma non sentono, ossia intuiscono perfettamente qual è la dimensione umana nell'altro, ma non la sostengono, proprio perché hanno perso la propria di sensibilità. E invece dice dei depressi che sentono ma non vedono, ossia hanno conservato quel minimo di sensibilità psicofisica che li fa ammalare, no, rispetto all'insulto violento, ma non vedendo, non riconoscendo la cosiddetta noxa patogena esterna, poi diventano responsabili del proprio malessere. E allora direi un'ultima cosa. Ecco, bisogna quindi considerare, no, non solo la violenza subita, ma anche la complicità del depresso. E a questo punto, Anna, io ti girerei una domanda per me un po' difficile, sempre che mi fece la mia amica a proposito delle 40 pagine. Che cosa si intende per giudizio scisso dal processo affettivo? Devo dire, vi ascolterei volentieri più a lungo, anche perché si nota che appunto una
c'è un'expertise, una conoscenza del tema che tocca molto. Anche noi abbiamo fatto un patto quando ci siamo incontrati per preparare questo incontro di oggi, dicendo: diciamoci tutte le cose che pensiamo di non aver capito assolutamente di questo saggio, insomma, e tutte le cose che ci sono sembrate toste, insomma, non cerchiamo di darci un tono artificiale, insomma, vediamo veramente quello che ci sembra aver capito e quello no. E un punto che viene sempre come critico è quello dell'appunto giudizio separato processo assistito. La dicitura è chiaro, è da un saggio di Sigmund Freud del 25 che si chiama La negazione. E ricordo con terrore che in quegli anni si studiava tutti i giorni e tutte le notti questo saggio in italiano e anche in tedesco, perché Fagioli voleva capire se nella traduzione si erano perse, insomma, delle cose. Invece anche nella versione originale in tedesco, insomma, questo testo di Freud è criptico e anche evidenzia tratti dissociativi notevoli. Quello che intende Freud, io non vorrei adesso andare qui nei dettagli, andrei più in generale dicendo che la dicitura giudizio e il processo affettivo sono separati e devono essere separati, ci porta a tutta un'idea culturale molto antica sulla conoscenza. Com'è possibile arrivare a conoscere le cose? E ovviamente vale la regola, non so quanto, come dire, da criticare anch'essa, che per il rapporto con la materialità delle cose è meglio se uno è calmo, se uno non è innamorato, se uno non è angosciato. La stessa cosa però, questo ha sempre sottolineato Fagioli e molti di qui presenti lo sanno molto bene, non vale per la realtà umana. Un giudizio priva di affetti non può conoscere veramente l'essere umano come tale e men che meno le dimensioni non cosciente di questa realtà umana latente. Da questo derivano nel saggio una serie di critiche anche molto a fondo su quello che si pensava nella psicoanalisi sulle possibilità conoscitive del bambino piccolissimo, e ne conseguono anche delle considerazioni, scusate sono un po' noiosa ma sono del campo, metodologiche. Perché noi nella psicoterapia, come la intendiamo, noi abbiamo la interpretazione come mezzo principale. No, qualcuno ci racconta un sogno e noi traduciamo questo sogno in italiano, e siamo già fortunati che credo che noi possiamo proporre delle traduzioni sensate e non assolutamente esileranti. Allora io interpreto una persona e dice: tu hai perso la vitalità. Ah, dice il paziente, ah, adesso lo so, ok, tu hai portato il mio inconscio alla mia coscienza, grazie. Poi si ferma un po' e dice: sì, ma che cos'è sta vitalità? E poi B, ammesso un concesso che io capisco cos'è, ma come faccio a recuperarla? No? Quindi serve una conoscenza che sia anche l'inizio di un cambiamento, una trasformazione, una conoscenza trasformativa, e il terapeuta deve dinamizzare questa cosa. E questo lo può fare soltanto mettendo insieme questa conoscenza di un concetto, perdita di vitalità, con un processo affettivo nel rapporto, in cui si capisce strada facendo, vivendo, che cos'è, e strada facendo si recupera anche. E ci sono delle righe molto belle, passi molto belli in questi saggi, quando Massimo scrive che l'interpretazione stessa deve avere un contenuto che è l'esatto opposto della carenza che viene rilevata, ad esempio, con la diagnosi di una vitalità che è venuta a mancare. E poi si chiede, e questo ovviamente credo sia veramente, ci fa vedere un po' cosa smuoveva la sua testa in quei tempi, forse sempre, in che altro modo il terapeuta può smuovere i processi affettivi del paziente, oltre all'interpretazione, oltre alle parole, quale comportamento è lecito e quale non lecito. Chi ha partecipato per tanto tempo ai seminari sa che lui ha trovato una serie di opzioni in proposito, che qui non sto, come dire, a descrivere.
Ovviamente avviserei qualsiasi collega che si affaccia al nostro mestiere di non scimmiottare le opzioni, le scelte e il modo di procedere di Massimo, perché questo sono delle, sta delle sue realtà, delle sue possibilità. Però il quesito, come mettere insieme, come comporre un rapporto con la realtà che sia basato sull'affetto, sull'investimento affettivo dell'altro, insomma, questo è un quesito che riguarda gli psicoterapeuti, ma penso riguarda tutti noi. Ora passerei un po' all'ultima parte del libro, quindi all'intervista di Carlo Patrignani al nostro psichiatra. E l'intervista è molto più corta delle 40 pagine, e si potrebbe leggere tutta ad un fiato effettivamente, anche se forse non è proprio vero, perché ci sono dei contenuti nuovissimi e anche inaspettati, e quindi questo ti obbliga a fermarti per rifletterci su, come accade spesso con gli scritti di Fagioli, che ti trovi di fronte, ti balzano agli occhi delle verità lampanti e che scopri per la prima volta, che non avevi mai pensato, che ti dici proprio, ma è proprio così, è verissimo quello che dice, ma io non ci sarei mai arrivata, non ci avrei mai pensato. E come nella prefazione lo dici, che questa intervista è un po' uno strumento di prevenzione primaria, cioè uno di quegli strumenti che danno delle informazioni, e in questo caso sono preziosissime, e proprio perché dice dà delle verità fondamentali che sono importantissime per la salute di tutti. Un po' come quei volantini o locandine informative, e questa in particolare dovrebbe essere proprio presente in tutte le scuole, nei luoghi di incontro giovanili, nei servizi di salute pubblica. E, per quel che mi riguarda, questa intervista io l'ho tenuta sempre per dei mesi aperta sulla mia scrivania, l'ho portata anche in giro con me nella borsa, mi seguiva di continuo. Quando con delle colleghe, Censi e Salvador, stavamo scrivendo uno di quei libretti di cui parlava Cecilia per la collana Bios Psiche dell'Asino d'Oro, quei libretti che sono proprio dedicati all'adolescenza e quindi alla prevenzione primaria. E, l'ho tenuta sempre con me perché è stata per noi una fonte preziosissima da cui attingere continuamente. Perché l'ultima domanda del giornalista è proprio rivolta ai giovani, ai ragazzi, cioè è dedicata ai ragazzi, è rivolta a Fagioli naturalmente, e lui, come era solito fare, ribalta completamente la questione che gli viene posta e in un attimo spazza via tutti quei pregiudizi che il mondo adulto ha sempre avuto nei confronti dei ragazzi. E nella domanda gli chiede, ma insomma c'è il disagio giovanile, i ragazzi sono depressi, insoddisfatti, e lo intende nella domanda come sono disagiati, sono malati. E in realtà Fagioli afferma in modo deciso, i giovani sono stati sempre depressi e guai se non lo fossero stati, intendendo qui per depressione quella tristezza fisiologica. E ci spiega i vari motivi per cui devono essere tristi, perché in più punti ci dice affrontano una modificazione della situazione fisica che è notevole, una situazione di cambiamento enorme della loro realtà psichica e una ricerca della propria identità, e il tutto, ci ricorda, è obiettivamente difficile. E poi ci apre gli occhi perché ci dice che è ancora più difficile perché la cultura non li aiuta per niente. E un po' in tutta l'intervista ci parla di questa cultura che propone alle persone di vivere in modo indifferente, di diventare menefreghisti di fronte ai problemi della vita che abbiamo tutti, che ci capitano a tutti,
e di ricercare solamente una vana contentezza o, peggio ancora, l'euforia. Ci spiega proprio che le persone non riescono a sopportare la depressione o la tristezza, più che altro, insomma, di fronte a tutte queste situazioni. Come lui ci dice, il mondo non è il paradiso terrestre, quindi è normale che ci sia una tristezza fisiologica. Però appunto si ricorre alle cosiddette pillole della felicità, che possono essere tante, possono essere psicofarmaci, le droghe, l'alcol, oppure cercare nella vita solamente la soddisfazione del piacere fisico. Invece, e qui c'è un'altra perla che troviamo, se la tristezza venisse ascoltata e non sedata, potrebbe spingere a una ricerca su di sé. Potrebbe essere quella molla che porta a farsi delle domande, perché magari la tristezza è legata ad esigenze non realizzate, come ci dice la realizzazione di un rapporto d'amore, oppure riuscire a fare una cosa bella. Ora, riuscire a realizzare un rapporto d'amore. E a questo punto chiederei l'aiuto di Anna, che nella sua prefazione parla del film Diavolo in corpo, lo descrivi come un manuale per immagini sulla guarigione dalla depressione. E in particolare ci descrivi l'immagine finale del film, che si stringe sul bel volto della donna che piange in silenzio, ma non più per una sofferenza, ma perché ha scoperto di essere ora in grado di amare. E allora, se ci dici meglio, che nesso c'è fra la guarigione dalla depressione e riuscire, come la protagonista di Diavolo in corpo, a ritrovare la capacità di amare? È una domanda da 100 punti che no, abbiamo studiato, ma non so se è abbastanza così. Direi in questa inquadratura, che non a caso è stringe sul volto della protagonista, è lei che guarda con partecipazione, con pathos, con commozione il suo uomo che in quel momento sta facendo una cosa importante nella sua vita. C'è, se vogliamo parlare teoricamente, una capacità di fondere appunto il sapere dell'altro e l'amare l'altro. E forse questo un po' un nucleo, diciamo, della guarigione e della curabilità, perché queste capacità perdute possono essere ritrovate. E torno un po' a una depressione, e spero che Carlo Patrignani me lo perdoni, perché stavo pensando che le 40 pagine sono, nella prima parte, focalizzato su una discussione, una ricerca sulla conoscenza, su quello che impedisce la conoscenza. Nella seconda parte, che è più estesa, forse il focus è più sulla capacità di amare o sulla incapacità di amare. Però ovviamente è una contrapposizione completamente artificiale, perché credo, vorrei essere solenne, ma non può esistere un amore senza conoscenza e un conoscere senza amare, come ho cercato di dire prima. Come si fa, per esempio, a amare un figlio se non si tenta in continuazione anche di conoscerlo? Cos'è la sua personalità, cos'è la sua condizione in quel momento, e lo si fa con tutto il trasporto affettivo che c'è, però appunto bisogna anche cercare di sapere di lui, e non a priori, ma nel rapporto. E questo mettere insieme conoscere e amare diventa forse un amare e riconoscere, un riconoscere e amare, quando si tratta poi di indagare sulla passione amorosa, sul rapporto tra uomo e donna, sull'amore di questo tipo. E qui Fagioli l'ha fatto per tutta la sua vita, gli ultimi 2 anni della sua ricerca sono state dedicate molto a questo. Ha indagato sui primissimi mesi della vita di un essere umano, cioè dalla nascita fino, potrei dire, fino allo svezzamento, ma
nelle 40 pagine inizia proprio, forse un po' sospinto dal sogno che tu hai citato, della visione allo specchio, a indagare su un momento specifico in cui, lo descrive così, una forma vaga dei primi 5-6 mesi di vita si deve fondere con una acuità visiva, una figura nitida che adesso il bambino può percepire. Si riconosce allo specchio, riconosce il volto del genitore, del caretaker. E lì dovrebbe avvenire, e lo descrive molto in questo libro, una fusione, cioè la figura nitida non dovrebbe essere mai da sola, perché sennò diventa implacabile e impossibilità di conoscere e di amare, ma dovrebbe avere in sé, fondersi con tutta questa ricchezza, però dalla forma vaga, perché è nata da input sensoriali che non sono di nitida definizione, e quindi la percezione nitida, il pensiero preciso più tardi, dovrebbe avere sempre in sé questa morbidezza, questa complessità, anche questa, se vogliamo, non definibilità di questo inizio della vita, che per appunto l'autore di questo libro è il momento in cui si formano, vengono fuori tutte le potenzialità della ricchezza e della fantasia umana. La protagonista delle 40 pagine, questa è un'ipotesi clinica interessante, ha fallito proprio questo momento. Ecco perché appunto si vede bruttissima, no? E c'è questa cecità di fronte a questa cosa. Però, e questo forse è più interessante qui, dice, se invece questa fusione riesce, dice l'autore delle 40 pagine, allora è forse lì la radice di quello che può essere l'amore da adulti per il volto dell'altro. Qui lui parla di un uomo per il volto delle donne o in un specifico momento della vita fosse una donna specifica. E forse questo è una ricreazione in vedere in una figura nitida a cui si attribuisce, si spera ragione, un qualche cosa della propria fisionomia profonda, di riconoscergli la propria vita in quel volto lì. Situazione molto intensa, molto a rischio, però indispensabile per vivere. E se posso chiudere, e viene un po' strano in questo luogo pubblico, ma è un commento un po' delicato che riguarda molti di noi. Penso proprio che noi, lungo i decenni, gli anni che abbiamo frequentato i seminari e Fagioli, abbiamo sviluppato un rapporto particolarissimo con la sua figura, con il suo volto e con la sua voce. Tutto quello per noi significava molto. E anche se dietratori potrebbero dire vabbè, questo sono conformismo di gruppi, questo sono dipendenza affettiva, immersioni di assunti base eccetera, anche se diamo retta a tutte queste critiche, rimane comunque un vissuto che molti di noi, molte donne in particolare, hanno e che è genuino e che è tra l'altro molto riservato, ma che sappiamo essere condiviso da tante altre persone, e credo siamo molto tristi in questo momento, c'è molto struggimento, così, ma siamo anche un po' contenti perché ci fa vedere che un po' abbiamo imparato ad amare e che siamo vive. Provo a collegarmi anch'io all'innamoramento. Provo a farlo raccontandovi di un adolescente
che non aveva mai letto prima gli scritti sulla depressione e non aveva mai conosciuto questa storia di cui parlavi. Ero in una scuola di periferia, allo sportello d'ascolto psicologico, e a un certo punto si affaccia una fanciulla che mi dice: «Dottoressa, io sono venuta qui perché mi ha colpito il discorso del primo anno di vita che lei ha fatto in classe». Io sgranai gli occhi e lei continuò: «È che me li scelgo tutti sbagliati e se non sono tremendi non mi piacciono». Rimasi senza parole. Com'era possibile che una fanciulla mi chiedesse con una curiosità senza limiti del primo anno di vita, collegandolo poi all'innamoramento? Innanzitutto mi stava dicendo una cosa importantissima, cioè questa cosa che in fondo ognuno di noi sente quanto sia importante questo periodo che Fagioli nelle 40 pagine definisce oscuro e che non viene ricordato con la coscienza. E allora superai un po' la difficoltà rubando alle 40 pagine tutto quel discorso unico, universale, sulla possibilità di conoscere l'altro senza la ragione. E allora vi leggerei direttamente le parole dell'autore. La conoscenza delle cose all'esterno di noi non è più separata dal processo affettivo. Grande e felice amore, se il volto di fronte a noi è la scoperta e la conoscenza della speranza, certezza che esiste un seno. Ecco, io non lo so come riuscì a spiegare questo discorso difficilissimo. Questa cosa che se il primo anno e mezzo del bambino è appagante e se la mamma riesce a rispondere alle continue richieste di rapporto del bimbo, allora è possibile pensare all'adolescente che andrà a cercare un volto bello, una immagine interna valida e non deludente. Leggo l'ultima pagina della prefazione. Una lenta, cautente linea delle labbra che la mano vorrebbe seguire. La mano del bambino, protesa verso il volto materno, diventa la possibilità di essere attratta da adulta dal maschio valido. Ora mi fermo e vi saluto con una memoria a me molto cara, quella dell'Aula Magna del 6 novembre del 2015, in cui Massimo Fagioli ci raccontò del bambino che disegna la fisionomia del suo volto allo specchio. Chiudiamo ringraziando tutti voi perché siete stati calorosissimi, e un ringraziamento all'Asino d'Oro, alla casa editrice, per questo bellissimo regalo. Un ringraziamento all'Associazione Amore Psiche e alla Maui Video che insieme hanno permesso che si realizzasse questo meraviglioso evento. Non so se ci vuoi dire altre due parole, Anna? Ci vuoi dire? No, no, no.
solo che vorrei permettermi di usare una parola che secondo appunto l'intervista a Patrignani non si deve utilizzare, che è l'aggettivo felice. Beh, allora io sfido le massime autorità, direi: oggi sono felice perché ho scoperto che quelle della mia generazione e più su ancora, in qualche modo abbiamo ancora delle cose da dire e appunto ci fa molto piacere. E... ma sono poi anche felice perché vedo che le generazioni dopo, cioè la vostra, e come dire, se la cavano benissimo e sono veramente, diciamo, siete le persone speciali e c'è una solidità di tutto l'impianto e vi ringrazio molto.